Facciamo un passo indietro però, la Grecia. Il paese che sembrava destinato ad uscire dall'Europa invece resta. Il voto popolare ha deciso di restare, di credere ancora in questa Europa. Lei, Presidente, durante l'audizione del Premier Tsipras al Parlamento europeo, disse con forza: "Noi socialisti non accetteremo mai una Grexit, mai. Per noi l'Europa e l'area euro sono impensabili senza la Grecia." Indubbiamente aveva ragione. Allora, ci aiuti a capire perché la Grecia remain e la Gran Bretagna leave? Azzardo una spiegazione di carattere storico-culturale. La Gran Bretagna e il Regno Unito è sempre stato un paese un po' eccentrico rispetto all'Unione Europea. Quasi un paese, come dire, attaccato ma non dentro. E un paese che mentre stava con un piede nell'Unione Europea, con l'altro piede stava in un accordo, alleanza transatlantica con gli Stati Uniti. Non dimentichiamo mai che la Gran Bretagna, prima ancora di essere parte dell'Unione Europea, si sentiva parte di un mondo anglo-americano, diciamo. Mentre la Grecia è la radice dell'Europa, la radice culturale, la radice democratica, ad Atene, nella polis greca. Ci sono stati i semi della politica, della democrazia, del fare politica, del partecipare da parte dei cittadini. E quindi questo, secondo me, ha molto pesato. E in secondo luogo, i cittadini greci, a differenza di quello che hanno fatto i britannici, hanno capito che uscire dalla moneta unica. Quindi è un po' differente, la Grexit riguarda la moneta, la Brexit riguarda l'appartenenza all'Unione Europea, ma uscire dalla moneta unica avrebbe portato la Grecia al disastro, tornare alla dracma. Insomma, e questo è anche un po', diciamo, una lampadina che dovrebbe accendersi nella mente. Offuscata di certi italiani, Grillo, non sono Grillo, ma Salvini, questi qui che dicono fuori dall'euro, ma anche i greci hanno voluto uscire dall'euro. Nelle istituzioni europee e nelle autorità e tra le autorità greche ci sono state donne e uomini che hanno saputo mettere da parte la loro casacca, la loro appartenenza politica per fare un atto di responsabilità e di costruttività per salvare la Grecia e per salvare l'Europa. Poi c'è stato, diciamo, il combinato disposto di una forte volontà politica nostra. Lei ha citato i passi del mio intervento, ma io dico veramente, al di là di ogni presunzione e retorica, i socialisti da me capeggiati hanno avuto un ruolo di primo piano decisivo per tenere la Grecia dentro la moneta unica. E dall'altra parte c'è stata la leadership di Tsipras, che non va sottovalutata, perché Tsipras nasce come leader radicale, ma dimostra un senso di responsabilità, di maturità politica e di attaccamento allo Stato che lo fa nettamente diverso da altri movimenti radicali che ci sono in Europa.